Da Racconti brevi e straordinari di Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, il cuoco. Erano ghiotti quanto presuntuosi, il signore e la signora. La prima volta che il cuoco, cappello in mano, venne a chiedere: «Mi permettano, il signore e la signora sono soddisfatti?» Gli risposero: «Glielo faremo sapere tramite il maggiordomo». La seconda volta non risposero. La terza pensarono di cacciarlo via, ma non si decisero a farlo perché era un cuoco eccezionale. La quarta volta, Dio mio, vivevano in periferia, erano sempre soli, si annoiavano tanto. La quarta volta incominciarono: «La salsa di capperi formidabile, ma il canapè di pernice un po' duro». Finirono per parlare di sport, di politica, di religione. Era quello che voleva il cuoco, che altri non era che Fantomas. Max Jacob, 1917. Polemisti. Nella pulperia alcuni gauchos conversano di argomenti di scrittura e fonetica. Albarracín, di Santiago del Estero, non sa leggere né scrivere, ma pensa che Cabrera non sia a conoscenza del suo analfabetismo. Asserisce che la parola trara non si può scrivere. Crisanto Cabrera, anch'egli analfabeta, sostiene che tutto ciò che si dice si può scrivere. «Pago da bere a tutti», disse Albarracín, «se mi scrivi trara». «Ci sto», rispose Cabrera, tira fuori il coltello e con la punta traccia uno scarabocchio sul pavimento sterrato. Alle sue spalle si affaccia il vecchio Alvarez, guarda per terra e sentenzia: «E certo, trara». Luis Antuñano, 1911.